Io ho iniziato a fare politica 10 anni fa con il Movimento 5 Stelle, ho fatto politica solo con il Movimento 5 Stelle. Il 90% delle cose che vedete in Abruzzo porta il mio nome o il mio nome e il nome di qualcun altro, per cui ovviamente è una scelta molto sofferta. Inevitabile, perché il Movimento 5 Stelle non è più il Movimento 5 Stelle del 2013 e per alcuni aspetti va bene. Per altri però il Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto cambiare pelle, diventare più democratico, ripartire dai territori, coinvolgere più persone possibili a livello comunale e regionale, invece è diventato sempre più autoritario, è diventato il partito di Conte con nomine calate dall'alto purtroppo e pochissima condivisione e partecipazione. È una totale impossibilità di dialogo e di confronto. Noi non abbiamo spazi di dialogo e confronto. Chi prova ad alzare la mano, sollevare una questione e discutere di qualcosa, vedi Luigi Di Maio, viene linciato dalle batterie di agenzie parlamentari che francamente reputo un po' indecorose. Beh, le beghe interne penso che interessino per niente i cittadini. Ai cittadini interessa l'economia, interessa che la guerra in Ucraina non abbia degli effetti sulla nostra economia e sulle nostre abitudini, interessa insomma un paese che riparte, una regione che riparte. Stiamo ancora combattendo con la pandemia, quindi ai cittadini interessa non ripiombare nelle chiusure, nei lockdown. Questi credo che siano i temi dei cittadini. Quello che noi ci proponiamo di fare con Insieme per il Futuro e Luigi Di Maio è partire dai problemi, mettere al centro soltanto problemi e soluzioni, evidentemente, per tutti questi problemi, a prescindere dal colore politico, a prescindere da quello che uno, diciamo dal background che ognuno di noi si porta dietro, e quindi mettere insieme tutta la società civile che ci vuole stare, tutti gli esponenti politici che ci vogliono stare, tutti i cittadini che ci vogliono stare, e metterli tutti insieme per risolvere i problemi e per risollevare l'Italia e l'Abruzzo. Lavorerò anche a far capire agli elettori, come dire, che per me il principio fondamentale di chi fa politica deve essere la verità e la coerenza. Io non ho mai detto ai cittadini, non ho mai fatto promesse ai cittadini che non si potessero mantenere, non ho mai fatto propaganda becera per incattivire le persone contro altri, e questo è quello che voglio continuare a fare. Oggi il Movimento 5 Stelle ha cominciato ad avere una deriva un po' troppo propagandistica, vedi, come dire, la strumentalizzazione che è stata fatta della politica estera per qualche voto in più. Io questo non lo posso fare, non lo voglio fare, non l'ho mai fatto, per cui continuerò a fare politica come l'ho sempre fatta all'interno del Movimento 5 Stelle, pur con tante distinzioni rispetto a tanti miei colleghi, ma con quello che mi caratterizza. Io voglio dire la verità ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle del 2013 non esiste più. Il Movimento 5 Stelle del 2013 non avrebbe mai fatto l'alleanza col PD, mai fatto l'alleanza con la Lega, non avrebbe sostenuto il governo Draghi, per cui, come dire, io ho ricevuto tanto e ringrazio il Movimento 5 Stelle per l'opportunità che mi ha dato, ma io ho dato tanto al Movimento 5 Stelle, per cui direi che il bilancio è in pareggio.